Ciao, allora oggi sono qui per parlarti di una categoria di libri che io amo molto, ma di cui non parlo praticamente mai. Questi sono due libri, quindi una duologia, che non so se si dice così, comunque vabbè, di libri per ragazzi che sono usciti nel 2007-2008 circa. Io ho le prime edizioni, perché ovviamente appena sono usciti io e il mio migliore amico Prete. Ce lo siamo presi e ce lo siamo regalati. Il primo io l'ho regalato a lui e lui il secondo l'ha regalato a me. E ti sto parlando di Tobia. Io non so se ne hai mai sentito parlare. Questo è il primo e questo è il secondo, ovviamente, perché si capisce. Sono edizioni San Paolo al costo di 16,50. Il secondo non lo so perché appunto è un regalo, quindi è coperto. Di cosa parla? Tobia è, allora, il sottotitolo è Un millimetro e mezzo di coraggio. Tobia è lui. Ok? L'autore è Timone de Fombelle, un autore francese. Questa copertina fantastica. Tobia è un ragazzino che deve fuggire perché suo padre non vuole rivelare il segreto di un'invenzione rivoluzionaria che ha fatto e quindi viene esiliato addirittura. Rischia la vita. Tobia scappa, vuole salvarsi e fugge. Fugge per questo albero ricco di mondi, di piccoli mondi, di piccole realtà che lui deve affrontare per salvarsi la vita. Ti leggo brevemente quello che c'è scritto dietro, così da farti capire meglio. Tobia fugge, braccato dalla sua gente, si nasconde nei crepacci della corteccia, corre lungo i rami, esausto, coi piedi insanguinanti. Tobia Lollness è alto solo 1,5 m. Appartiene al popolo che abita sulla grande corteccia dalla notte dei tempi. Suo padre si è rifiutato di consegnare il segreto di un'invenzione rivoluzionaria. Per questo l'intera famiglia è stata esiliata, imprigionata, condannata a morte. Tobia soltanto è riuscito a scappare, ma per quanto tempo? Cioè, questo è un libro veramente carico, carico, carico di avventura, amicizia, amore. Ti tiene incollato alle pagine e la curiosità di questo libro, che è un po' anche la figata e la cosa secondo me abbastanza rivoluzionaria di per sé, è il fatto che all'interno trovi in questa edizione. Penso ci sia perché è uscita anche l'edizione economica, penso ci sia anche lì, ma non ne ho la più pallida idea perché non. Comunque trovi questa lente di ingrandimento, ok, vedi? E ti serve perché all'interno ci sono questi disegni. Con questa lente tu devi cercare una lettera per ogni disegno. Io non so se riesco a farti vedere. In questo caso la lettera è lì vicino. La vedi la L cerchiata? Mi avvicino più che posso. La vedi lì dietro la schiena? Ok. Ogni disegno, o comunque quasi tutti i disegni, hanno appunto una lettera nascosta che devi trovare e alla fine ti faccio vedere proprio che io non l'ho scritto qua, perciò posso fartelo vedere. Vedi, qua c'è la spiegazione. Trovi. Inserendo ogni lettera in un quadratino, trovi una frase che è poi la conclusione del romanzo. Il primo parla di appunto Tobia e la sua avventura, la sua fuga. Il secondo, che deve essere uscito l'anno dopo, mi pare, si intitola Gli occhi di Elisha ed è lei, sempre 1,5 m, anche lei. Ti leggo dietro. Il mondo di Tobia corre un pericolo gravissimo. La grande quercia è ferita a morte da un cratere scavato nel legno che ne rode il cuore. Muschi e licheni hanno invaso i rami e prendono il sopravvento. Leo Blu tiranneggia le cime ed Elisha è sua prigioniera. Qua sai chi è Elisha, perciò io non ti sto a fare spoiler, non ti sto. Ti leggo solo brevemente la trama per farti capire il collegamento. Comunque, qua nel primo libro ti viene spiegato chi è Elisha. Gli abitanti dell'albero sono terrorizzati. Gli spelati sono prede a cui si dà la caccia senza pietà. Si
Tuttavia, in assoluta clandestinità, Tobias Lohnes non si dà per vinto e combatte. Per fortuna, anche se non lo sa, non è da solo. Nel cuore dell'inverno, e vedi, lo capisci perché le foglie sono qui sono verdi, qui sono arancioni, marroncine, gialle e c'è la neve. Quindi, cioè, la figata di queste copertine è proprio questo, che quando leggi la storia capisci anche il perché della copertina e dei colori. Nel cuore dell'inverno la resistenza si organizza. Riuscirà Tobia a liberare i suoi e a salvare il fragile mondo in cui vive? E soprattutto ritroverà la sua Elisha? È anche questo un libro che ti tiene incollato. Se sei interessato alla narrativa per ragazzi, questi li devi comprare in assoluta scatola chiusa, entrambi. Vai, cioè proprio te li consiglio, non ne resterai deluso. Il secondo ha all'interno l'albero di Tobia, quindi questa mappa qui dell'albero, sotto Tobia ed Elisha. E io ho ovviamente la dedica che mi è stata regalata, del libro che mi è stato regalato dal mio amico Don Roberto, per farti capire. Quindi se Don guardi questo video, ciao, grazie ancora. Come vedi, io consiglio le nostre letture. E niente, io veramente questa è una lettura che ti consiglio se hai, se ti piace la narrativa per ragazzi, questa vai, perché non ne parla nessuno, ma è... Sono due libri fantastici. Se hai invece dei figli, adolescenti, che vogliono approcciarsi alla narrativa, questi sono veramente due libri bellissimi. Basta, non so che altro aggiungere se non compra, vai in libreria e compra questi due libri. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona lettura a tutti. Ciao!